Ciao a tutte e a tutti ragazzi, come state? Allora, oggi benvenuti in un nuovo video con il mio sfondo natalizio perché ormai siamo quasi agli sgoccioli, quindi volevo farvi sentire un po' di aria natalizia da questo punto di vista. Niente, dopo i primi due video preparativi per quanto riguarda la skincare coreana, adesso passiamo ai video veri e propri dove vi spiego fase per fase e dove vi consiglio dei prodotti che possano andare bene per il vostro tipo di pelle e che comunque rappresentino le varie fasi della skincare coreana, perché mi sono resa conto che non si parla spesso di questo tipo di skincare e quindi volevo aiutarvi anche solo a livello informativo. Allora, prima di iniziare col video vi ricordo come sempre di mettere un mi piace a questo video, di commentare e di iscrivervi al canale perché è molto importante. Allora, passiamo subito al nostro video. Allora, parliamo appunto del primo step che è la detersione oleosa. La detersione oleosa è appunto uno step dove attraverso un prodotto a base di oli andiamo a pulire il nostro viso. Dobbiamo fare una distinzione. Io per esempio faccio una distinzione fra sera e mattino. Mattino perché io uso un altro tipo di detergente per il mattino, e la sera, a seconda che sono magari truccata o meno, uso un altro detergente. Ma comunque di questo parleremo fra un secondo. Allora, il primo step è il più importante di tutti. Senza questo step il resto dei passi non è così efficace come ci sembra. Quindi è importantissimo attuarlo. Allora, adesso parliamo del perché questo step è molto importante e fondamentale per la nostra routine coreana. È fondamentale perché attraverso questo prodotto oleoso che fa da magnete riusciamo ad eliminare tantissima sporcizia sul nostro viso, possiamo eliminare il make up, eliminiamo il sebo in eccesso e eliminiamo tutte quelle cose che si vanno ad annidare nei nostri pori. Quindi questo step capite che è molto importante per, diciamo, avere una tela bianca dove andare ad applicare i nostri prodotti successivamente. I prodotti che vengono utilizzati sono due prodotti appunto a base oleosa, quindi a base di oli, che però non è l'olio d'oliva, quindi non è che significa che magari andando ad applicare l'olio di oliva sul vostro viso allora avrete lo stesso effetto. Sono degli oli e delle formulazioni a base di olio di jojoba, di macadamia, di cocco, eccetera eccetera, che sono adatte per il viso. E adesso vi starete già chiedendo: ma se io ho una pelle grassa e una pelle oleosa, ha senso che vado a utilizzare un detergente oleoso? Sì ragazze e ragazzi, sì, perché il detergente oleoso, come vi dicevo prima, va ad eliminare tutte le imperfezioni del viso e tutto quello che è a base oleosa. Quindi diciamo che è una detersione per affinità, e questa cosa sorprenderà tantissimo anche chi ha la pelle mista e la pelle grassa. Davvero ragazze e ragazzi, io ho la pelle grassa e usando e facendo, comunque attuando questo step, ho notato delle differenze pazzesche. Vi prego di ascoltarmi e comunque di farlo questo step, di non dimenticarlo. I prodotti in commercio, come vi dicevo prima, sono o solamente oleosi, quindi un olio semplicissimo per andare a detergere il viso, oppure abbiamo questi burri che per la maggior parte delle volte sono burri struccanti. Cioè, personalmente io utilizzo i burri per lo struccaggio più che altro, e l'olio semplicemente per la detersione, ma ve lo farò vedere dopo, perché sento che sono un po' più ricchi. Comunque questi burri potete trovarli nelle confezioni apposite e sono quindi un po' più solidi, un po' più facili da utilizzare. Il bello dei detergenti oleosi è che sono
facili da utilizzare, quasi una coccola per il nostro viso, e che sono adatti a tutti i tipi di pelle. Significa che se avete la pelle grassa, se avete la pelle mista o la pelle secca, sono adatti a voi, quindi questo step è per tutti. Qui di seguito vi metto una clip dove applico il mio detergente oleoso per farvi vedere, diciamo, visivamente come si applica, e dopo ci vediamo per dirvi in pratica come si deve applicare correttamente. Allora, il detergente oleoso si applica in questo modo. Dovete spremere un po' di questo detergente oleoso sulla mano e andarlo a massaggiare sul vostro viso. In caso di un burro struccante, io consiglio di andare prima a struccare gli occhi, quindi andare a rimuovere il make-up sugli occhi, e poi di andare a rimuovere il make-up sul viso, in modo tale da non mischiare la sporcizia sugli occhi e quella che abbiamo sul viso nel caso dello struccaggio. Nel caso del detergente oleoso, quindi al mattino, consiglio appunto di spremerlo sulla mano, di andare a massaggiare il nostro viso molto delicatamente, poi risciacquiamo con l'acqua tiepida e dopo andiamo ad asciugare il nostro viso, mi raccomando sempre con un asciugamano pulito, quindi non dimentichiamo questo step, perché le asciugamani pulite sono anche una cosa essenziale per mantenere il nostro viso pulito. Vi mostro solo brevemente prodotti che utilizzo e che vi posso consigliare, ovvero per lo struccaggio il Take the Day Off di Clinique, questo qui fantastico, burro struccante, strucca alla perfezione. E poi ho come detergente oleoso utilizzo questo qui di Caudalie, che è un si usa per lo struccaggio, però siccome non mi strucca perfettamente, lo utilizzo quando non mi devo struccare, quindi quando devo semplicemente andare ad utilizzare e ad attuare questa fase del detergente oleoso. Quindi ragazze e ragazzi, per il video della detersione oleosa è tutto, ci vediamo nel prossimo video dove vi parlo del prossimo step. Spero vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio, ciao!